diceva abitare case popolari, costo dell'impianto in più? No, perché ha tolto tutti i caldaie, ha tolto il termosifone, il costo è identico, però il progetto è fermo perché la politica di Follonica BS è fermo, perché loro vogliono mettere i tubi, vogliono mettere i caldaie, vogliono mettere il gas, perché hanno loro cazzi con quelli del gas, hanno le loro tangenti con quelli del gas, sono ancorati con quelli del petrolio. E allora io dico che è loro di andare veramente a fanculo, va bene? Così ne abbiamo dire, ne abbiamo dire di che cosa fare. Si comincia da così, mobilità, trasporti, la Danimarca fa l'eolico, fa il 30% dell'energia con l'eolico, con il vento. Che cosa succede? Che hanno più vento di notte, e di notte le fabbriche sono chiuse, lo devono svendere ai paesi vicini. Hanno fatto un progetto con gli israeliani straordinario, ragazzi, straordinario. Hanno messo in Danimarca 100.000 auto elettriche che si alimentano, attaccate alla rete di notte, quando l'eolico va. E la macchina riscalda la corrente, c'è un rapporto tra chi era e chi riceve. La macchina di giorno, quando non consuma tutta l'energia, la restituisce a chi ne ha bisogno in Danimarca mentre sta lavorando per togliere i picchi. Cioè, pensate, sono avanti anni luce, noi stiamo parlando di inceneritori, di... non parliamo di raccolta differenziata, che è un affare la raccolta differenziata porta a porta, non a cassonetto, non a cassonetto. Guardate che l'ho presa per il culo, ci sarà un esperto che vi parlerà della raccolta differenziata qui, che è straordinario. Allora, noi vogliamo cambiare con questi ragazzi, venite sul palco, voglio presentarvi, voglio che vi guardiate in faccia, perché per la prima volta voi vedete delle persone diverse, sono persone completamente diverse, sono, venite sul palco, tutta la lista, venite qui, mettete in piedi. Sono ingegnere informatico e mi faceva piacere che ci fosse una lista 5.
ricordarvi così dopo male. Io mi chiamo Salvatore Lamenta, ho 39 anni e sono architetto. Vorrei contribuire a migliorare la città, però ho bisogno anche di vostro aiuto, perché la democrazia deve nascere dal basso, non essere le persone a suggerire a noi quello che dobbiamo fare. Sono Mario Sani, sono architetto, di imprese, studio, e un'idea per la città, non lo so, sono molto emozionatissimo. Ecco, queste sono vabbè, finiamo prima, poi ti dico cosa ho detto. Sono Simone Paoli, abito a Empoli, ho 40 anni, faccio l'operaio, spero di cambiare, che si possa cambiare qualcosa, vediamo. Sono Massimo Giacomelli, ho 36 anni e tra l'altro sono anche il candidato sindaco, sono un quadro dirigente, sto a Empoli, voglio rivitalizzare il vostro centro storico e in qualche modo vorrei essere la vostra voce all'interno del Consiglio Comunale. Dateci voce, ci dovete dare la voce! Buonasera, io sono Andrea Franaschi. E sono presidente di una cooperativa e quindi per me è stato particolarmente difficile, venendo dal mondo di sinistra, avere l'autonomia e la voglia di mettermi in gioco. L'ho fatto per senso di dovere civico e questo è quello che mi ha animato. Bravo! Ho 6 anni, sono un'infermiera e sono qua perché credo che le cose si possano cambiare insieme dal basso piano piano. Buonasera, sono Simone Castagni, ho 28 anni, abito in una sempre, un quadro. E una cosa che vorrei fare per questo comune è sicuramente di conquistare l'acqua pubblica, assolutamente. Buonasera, sono Stefano Simone, 41 anni, commerciante, e sono contento stasera di vedere tanta gente, grazie. La cosa che viene fuori è la completa inesperienza, ma abbiamo perplessato a tutto perché non si può lasciarli poi. Allora, il 7 e l'8 di giugno, se qualcuno di voi verrà, abbiamo circa una 70 di liste in città importanti in tutta Italia. Cosa faremo? Siamo già pronti che tutti quelli che verranno eletti come consiglieri faremo una riunione fra tutti e c'è già pronto il Pallante, Maurizio Pallante, con due professori del Politecnico che faranno un corso gratuito per loro per insegnarli cosa, come leggere un bilancio, come insegnare le cose, come lasciarsi. Allora, la cosa che voglio dirvi io è questa: io ho 61 anni quasi, insomma, ho scoperto la rete a 58, non sono un hacker del computer. In Giappone già da 6-7 anni le persone anche di una certa età non usano neanche il computer, ce l'hanno sul televisore, sul tastino del telecomando, ce l'hanno YouTube. Il pensionato apre la televisione, schiaccia ed è in rete, si sceglie il programma che vuole, si sceglie l'informazione da chi vuole che gli venga detta, si fa il suo palinsesto. È fondamentale non stare lì fermi a prendersi questo fiotto di merda ogni giorno della televisione. Si può riprendere il fiotto e con un tubo a U ributtarlo dentro. Allora, perché vi parlo di rete? Perché per la prima volta, prima non c'era la rete. Questa gente di 70 anni, 72 anni con la prostata gonfia.